Buonasera, prima di tutto volevo ringraziare il professor Riva dell'Università di Cagliari per avermi invitata, nonostante che io diciamo, sono indirettamente addetta al settore, in quanto non sono né una storica dell'arte né una storica della scienza. Sono una zoologa alla quale è stata affidata appunto la collezione delle cere anatomiche del Museo di Storia Naturale dell'Università di Firenze. Quanto la collezione delle cere è ospitata presso la sezione di zoologia, dove esse sono state anche prodotte. Tuttavia, diciamo che io conosco queste cere da quando sono una ragazzina, a Firenze ovviamente, il Museo della Spengola, il Museo della Spengola, tutti i vecchi fiorentini lo conoscevano, lo conoscono. Inoltre, essendo laureata in biologia, avendo seguito la maggior parte dei corsi presso museo, presso diciamo, il palazzo del museo che ospitava anche il dipartimento di biologia animale e genetica, attualmente biologia evoluzionistica, io ho seguito lì diverse lezioni e fin tanto non sono andata appunto a incappare nel professor Lanza, che mi fa piacere citare in questa occasione, in quanto è uno zoologo molto famoso, era presidente della Società Erpetologica Europea. Forse uno degli zoologi più importanti del diciamo, XX secolo che abbiamo avuto in Italia ed è sempre stato strettamente legato alla Sardegna, collaborava già all'epoca con il professor Stefani, che alcuni di voi sicuramente conoscono, che purtroppo non c'è più. Il professor Lanza ha giusto finito 90 anni e il Museo della Spengola gli ha dedicato una grande festa ed è a lui che io sono debitrice dell'amore per quest'isola che è identico, se non quasi maggiore, di quello che io provo per la mia regione. Quindi lui mi ha portato in Sardegna e ormai sono più di 35 anni che diciamo, mi occupo di fauna sarda. Ora, fatto questa premessa, la mia non sarà, come dicevo, una talk relativa a problemi e a indicazioni storico-scientifiche, ma semplicemente un report tecnico di quello che ho cercato di fare da quando nel dicembre 2009 la collezione mi è stata affidata. Sicuramente vedrete nelle immagini che sia Fausto Barbagli sia altri colleghi di oggi hanno presentato, ovviamente non potevo fare a meno di far vedere la figura di Pietro Leopoldo, al quale siamo tutti a Firenze molto debitori, perché se la collezione delle cere lì è perché lui l'ha voluta. Diciamo che la collezione delle cere anatomiche di Firenze è formata da circa 1400 opere che sono conservate in 583 teche. Tra queste vi sono appunto 5 opere di Gaetano Zungo, appunto 4 cosiddetti teatrini e la testa, la famosa testa dello Zungo che abbiamo già visto stamani rappresentata diverse volte. Poi abbiamo 513 teche che contengono modelli di cere anatomiche. Qui appunto vediamo la famosa Venere del Susine e poi abbiamo 65 teche che contengono diciamo, relative all'anatomia comparata e sono formate sia da opere interamente in cera o da opere che sono parzialmente in cera, come nel caso appunto di quell'uccello dove appunto è stata ricreata in cera la testa. Mi sono permessa di scrivere, perdonatemi se l'inglese non è perfetto, però sapendo che qua ci sono anche dei relatori stranieri ho voluto scrivere due parole in inglese. Come sapete già Fausto Barbagli stamani vi ha fatto vedere, ogni cera è corredata sia di un disegno sia di una tavola descrittiva, di una leggenda. E in esposizione in questo momento abbiamo anche diciamo una piccola vetrina, forse verrà come si suol dire in inglese implementata in futuro, in quanto diciamo, la collezione sta subendo diciamo, delle stanze non solo di quelle, tutte quelle di una volta, ma lo vedremo più avanti. E qui appunto sono rappresentati alcuni degli strumenti che giusto Eleonor menzionava prima.
e alcune appunto delle sostanze che venivano utilizzate per colorare e per appunto produrre le cere, delle quali non di tutte appunto sappiamo la composizione. Le cere, il Museo di Storia Naturale La Specola ospita, oltre che alle 1400 pezzi in cera che ho appena menzionato, anche la collezione dei calchi, che da quest'anno inizieremo a restaurare. Alcuni calchi hanno subito dei danni, altri sono ancora interi, però pensiamo che da questi calchi, l'importanza di questa collezione, perché da questi calchi possiamo, volendo, riprodurre appunto le cere. Questa piantina ve la mostro semplicemente per farvi vedere l'attuale spazio dedicato alla collezione. Prima erano 10 le stanze dedicate alle cene, le ultime due stanze, la 34, la 33 e la 34, non so se riuscite a vederle, a sinistra delle due stanzette, vicino alla destra delle scale e a sinistra della zona cerchiata, sono state utilizzate per appunto creare un vano ascensore per il museo. Il museo non aveva ascensore, era una barriera che dovevamo comunque superare. E quindi diciamo la collezione cere attualmente ha perso due stanze e verranno poi recuperate, e ci auguriamo più avanti, in altri spazi del museo, per cui in questo momento chi viene alla Specola sappia che la collezione dello zoo, la collezione di anatomia comparata, la collezione relativa appunto al cuore nonché allo scheletro non sono visibili, perché quelle due stanze, due delle stanze che non hanno subito variazioni, in questo momento ospitano appunto l'anatomia comparata e la collezione dello zoo. Allora, brevemente, come vi dicevo, la mia sarà una relazione tecnica. Questa è, diciamo, la collezione come l'ho trovata nel dicembre 2009. Potete notare la piccola statua a destra nell'angolo, una statua appunto in piedi. Alla destra di questa statua si vede male, perché ovviamente l'immagine non è nata per focalizzare il danno che quella stava subendo, con delle infiltrazioni d'acqua. In più, come potete notare, dietro quella tenda verde ormai vecchia e lisa si intravede appunto una finestra che tuttavia all'epoca faceva entrare della luce nella collezione, e abbiamo giusto appena visto come la luce può interagire con la cera. In più, devo dire, ecco, lo vediamo ancora meglio in queste due immagini qua, come immediatamente dietro a questa tenda ci sono le finestre che, dalle quali appunto può facilmente filtrare l'acqua. E un'altra cosa che vorrei che notaste sull'immagine è questa, i ripiani che accolgono le cere, che come è successo in molti altri musei, questi ripiani sono stati 30-40 anni fa riverniciati con una semplice vernice, con un semplice smalto. In ambedue le immagini si noti appunto la presenza di queste finestre tutto sommato che separano la collezione separata dall'esterno da un semplicissimo e sottilissimo strato di vetro. Con il senno di poi, con quello che è successo l'altro giorno, che la collezione di Fausto Barbagli ha subito un enorme danno, in quanto la grandinata che c'è stata a Firenze è stata invece una grandinata, una mitragliata sui nostri vetri, tanto che sono per esempio esplosi i vetri della collezione degli uccelli e si è diciamo purtroppo danneggiata una parte di questa collezione. Penso che se non mi fossi forse impuntata con l'ufficio tecnico, e chi lavora all'università sa che insomma sono procedure non proprio così semplici, forse mi hanno anche odiata, ma appena entrata al museo, non so se le donne hanno un sesto senso o meno, fatto sta che io ho insistito affinché venissero realizzate delle persiane a tenuta, diciamo, più o meno stagna, che non facessero né passare la luce e che limitassero appunto l'entrata dell'acqua. Pensate che nonostante queste persiane spessissime realizzate appositamente, le finestre tutte
di fatte per l'occasione, nonostante tutto un minimo di acqua l'altro giorno, giovedì scorso, è entrata in collezione. Per fortuna si è fermata sul davanzale, quindi ringraziamo il cielo, perché altrimenti probabilmente una buona parte, almeno credo 200-300 teche della nostra collezione, avrebbero subito dei danni enormi. Allora, questo processo, diciamo, di ristrutturazione che è in corso da 3 anni, ormai quasi 4, ovviamente io posso avere il merito di essermi incaponita nel volere avere certi interventi di sicurezza sulla struttura, che poi quindi semplicemente sui vani, e poi successivamente ho anche chiesto il supporto di enti, fra i quali appunto positivamente ha risposto la Cassa di Risparmio di Firenze, per iniziare un lavoro di monitoraggio e di restauro delle cime. Quindi in genere gli acknowledgements, i ringraziamenti si fanno vedere alla fine, io li faccio vedere all'inizio della mia relazione, perché penso che senza l'aiuto di queste persone io non sarei veramente riuscita a fare niente. Quindi, come vedete, il team dell'Opificio delle Pietre Dure, che è un'istituzione che si trova a Firenze, ma un'istituzione nazionale, ha formato tantissimi restauratori in tutte le discipline del restauro, dove appunto si sono formate restauratrici anziane, alle quali il Museo delle Monto, l'Andrea Andreoni e la Francesca Cuma, che a loro volta, tra virgolette, hanno allevato una serie di restauratori che sono stati dedicati esclusivamente al restauro delle opere in Cina, sia di Firenze, di Bologna e di altri luoghi dove le cene appunto vengono conservate. Senza queste persone, che devo dire estremamente competenti e modeste, non saremmo arrivati da nessuna parte. Lo stesso vale per il nostro sovrintendente, la Cristina Cilini, che è sempre stata disponibile nell'aiutarci insieme al dottor Rapina, a Manella Teodori e della sovrintendenza. Noi non abbiamo potuto fare niente. Voi sapete che le nostre cene sono sotto la tutela dei beni culturali, noi non possiamo spostare una cena senza avere l'autorizzazione dell'ente competente. Loro, diciamo, ci hanno sempre agevolato nel restauro. Poi ovviamente i colleghi del museo, dell'ufficio tecnico, il presidente Fausto Barbagli, che ha sempre dispensato consigli e informazioni utili e storiche al corretto riposizionamento degli oggetti, e molto devo anche a Saulo Bambi, il nostro responsabile del reparto fotografico, che ha fatto quelle bellissime foto del libro della fascia e continua a fornirmele quando ne ho appunto bisogno, tipo in questa occasione. E ovviamente last but not least, la Cassa di Risparmio, che sta finanziando ormai da 3 anni il restauro delle cene. Quindi le cose si sono mosse su 2 piani paralleli: da una parte il restauro delle opere e dall'altra il restauro dei locali. Deve essere restaurato il vecchio, diciamo, percorso museale relativo alle cene, semplicemente ancora una stanza. Quindi, ripeto, restauro delle stanze. Ci siamo forniti di un nuovo sistema di condizionamento, che però da una parte è stato positivo, dall'altro ci sta creando un po' di problemi, in quanto il vecchio non era più sostenibile. I nuovi condizionatori sono tecnicamente, diciamo, quasi perfetti, per cui condizionano bene l'aria, però si rischia che tolgano molta umidità, e come voi sapete le cene hanno bisogno anche di un determinato grado di umidità. Poi cosa succede in tutti i musei? Succede che se un museo viene pubblicizzato, le persone tendono ovviamente a visitarlo, quindi noi siamo passati da 20.000 a 100.000 visitatori l'anno, e ovviamente bisognerà tenere di conto anche di questo, perché tutti noi raggiamo valore, tutti noi studiamo e tutti noi respiriamo, e questo per le opere d'arte in generale, non solo per le cene, potrebbe diventare un problema. Quindi un problema
relativo alla conservazione delle cele è una climatizzazione adeguata nella quale vengono comprese anche, diciamo, il mantenimento di un certo grado di umidità. E poi vedremo, non è legato semplicemente alla cera di per sé, ma è legato soprattutto a quelle strutture lignee, diciamo, sostengono la cera, per cui se il legno si allarga e si restringe, ovviamente di conseguenza anche le cere ne subiscono i movimenti. E poi, appunto, come vi dicevo, il restauro delle cere stesse. Allora, qui potete vedere una delle finestre è stata restaurata, sono state riprodotte delle finestre tipo delle persiane toscane, così dall'esterno il nostro palazzo storico, quindi abbiamo dovuto tenere conto anche di quella variabile lì, perché era un palazzo che era nato senza persiane, quindi le persiane dovevano in qualche modo rispecchiare quella, diciamo, l'architettura del paesaggio della città. E comunque, come potete vedere, abbiamo rimosso quell'orrenda tenda verde ormai lisa, e quindi l'aspetto delle nuove sale è questo. L'altro problema che volevamo appunto risolvere era quello, come vi dicevo, dei supporti, con questa vernice di un colore non ben definito, che non era né mediscio né settecentesco. E poi guardate un po' cosa abbiamo scoperto. Abbiamo scoperto che sul bordo di questi supporti, che sono stati semplicemente riverniciati con una vernice o con uno smalto qualsiasi, esisteva un bordo in oro, per cui abbiamo chiamato un restauratore competente che praticamente ha ritirato fuori i piani sono stati sverniciati, è stato ritirato fuori il bordo d'oro, e laddove mancava è stato appunto ricostruito con della foglia d'oro. Quindi poi sono stati ritrovati appunto delle linee di abbellimento della struttura portante, anche queste sono state ridisegnate insieme. Mi rendo conto che con le belle immagini che abbiamo visto oggi questa non ci dice un granché, però siamo passati da un insieme di tubi e canalette varie, che ovviamente rispecchiano le varie normative alle quali i vari istituti statali si sono dovuti adattare, per cui nel 1980 viene fuori una legge in cui ci vuole dopo due anni una dice ci vuole anche questo, e giù via canalette siamo arrivati ad avere delle file di 4, 5, 6 canalette, orrende ovviamente da un punto di vista estetico. Per cui nella fase di ristrutturazione e di risanamento delle sale è stato contemplato anche è stato tenuto conto dell'estetica, e tutte le canalette che voi vedete lassù sono ora nascoste in quelle fasce. Per cui abbiamo cercato di ridare alle stanze, pur mantenendo, diciamo, le norme in vigore, le normative della sicurezza, di dargli un aspetto più dignitoso. E qui potete vedere la stanza prima e dopo il restauro, anche le tende, ovviamente, come tutti sapete, nelle strutture pubbliche dobbiamo utilizzare dei tessuti ignifughi, quindi è stato scelto un tessuto ignifugo di un colore che in qualche maniera potesse essere armonizzato con le cere, ovviamente il rosso mattone, l'arancio dei muscoli che risaltano nelle teche era forse il colore più appropriato per creare appunto una tenda. Quindi potete vedere l'angolo accanto alla statua ora ben ripulito, non più quelle fascette grigie a destra e a manca, e quindi, diciamo, questo abbiamo mantenuto le vecchie stanze, un vecchio pavimento, tutto quanto è rimasto invariato, è stato solo, diciamo, bonificato con, come si dice a Firenze, con un po' di garbo. Ecco qua per esempio il particolare della stanza degli spellati, insomma dello spellato, e qui potete vedere appunto le vetrine con la loro riga dorata e i ripiani dove la foglia d'oro è stata appunto rimessa in luce. Appunto,
coinvolgere, ma avete visto la struttura che le ospita, ed è sarà un percorso molto duro, perché è importante monitorare le scene, è importante monitorare le pezze, però, perché le nostre collezioni sono comunque collezioni uniche, come lo è della Cagliari. Perché la nostra era una collezione localizzata all'interno, ospitava in un palazzo storico fiorentino le cui fondamenta risalgono, si fa per dire, alla notte dei tempi. E perché ogni pezzo è collegato a un altro e nell'inizio nella collezione è tutta collegata. Come potete vedere, queste due tele dimostrano due aspetti diversi dello stesso organo, per poi arrivare a mostrarvi poi nell'insieme il corpo umano. Allora, qua potete vedere che come è stato restaurato il ripiano e come bene, diciamo, si lega alle vetrine. Così era nato. Allora, quali sono i problemi che abbiamo incontrato? Tenete conto che noi abbiamo 1400 cere circa, praticamente 600 teche. Il problema grosso, come vi dicevo, sono le teche. Quindi posso dire che le nostre cere versano in una condizione molto migliore di quanto versino le teche. Qual è il problema? È che per restaurare ogni singola teca, semplicemente per fare un restauro conservativo, ci si aggira dai 350 ai 500 euro, fate un attimino il conto. E come potete vedere abbiamo, diciamo, lo scivolamento in avanti verso il basso del vetro, la formazione di conseguenza di un'apertura che già esisteva ma che ovviamente si va ad allargare, e automaticamente il distacco di quella cosiddetta fascetta che appunto rivestiva il bordo affinché non entrasse la polvere nel recipiente. Un altro problema legato appunto alle teche è che le teche, l'apertura della teca si opera grazie allo scivolamento su dei binari. Ovviamente quando il legno si ingrossa o succede qualcosa, questo diventa difficoltoso. Quindi riuscire ad aprire, bisogna stare molto attenti, perché aprire la teca per pulire la cera si rischia di rompere la cera, perché lo sforzo per l'apertura della cera è molto grande. Qui per esempio potete notare una delle teche di quelle, diciamo, che rappresentano i singoli organi o l'insieme di essi, come la teca di per sé è già abbastanza rovinata, e questa è una delle migliori. Le teche sono realizzate in legni pregiati, bois de rose, palissandro, e quindi diciamo che sono giustapposti su una intelaiatura di legno di base. Il palissandro, se non erano anche il bois de rose, non prendono il tarlo, mentre la porzione sottostante può tranquillamente essere attaccata dal tarlo. Quindi diciamo le teche in questo momento la cosa per la quale dovrò darmi da fare è trovare appunto dei fondi per restaurare, perché le teche in questo momento, ahimè, non sono appunto in restauro. Cosa può succedere alle nostre cere? Qualcosa forse abbiamo già visto prima. Questa sorta di deposito bianco, polvere, c'entra la polvere, quindi non sono teche stagne, sono le teche belle che accoglievano le cere, ma non accolgono le cere, ma non sono stagne, quindi c'entra la polvere. Possono formarsi questa sorta di essudati che le restauratrici stesse non abbiamo in realtà scoperto di che cosa si tratta, perché non possiamo dire che sono delle muffe né che sono delle colonie batteriche. Nel frattempo la nostra, diciamo, il nostro istituto di microbiologia ne ha fatto dei prelievi e stanno appunto stanno piastrando quanto raccolto sulle cere per vedere se si tratta di batteri. Sembrerebbe di no per ora, però ancora non abbiamo una risposta definitiva. E quindi possono essere anche degli essudati tipici di, appunto, mi dicevano le restauratrici, delle cere. Quindi nella fase di restauro queste cere, anche laddove non è rotto né
nella diciamo migliore delle ipotesi una cera viene semplicemente ripulita. Se la cera ha anche questo strato biancastro, vi è sudato, anche questo viene rimosso. E poi un altro intervento, ovviamente come potete immaginare l'avete già visto, è quello che possono le cere spaccarsi, e questo può essere dovuto, ripeto, all'azione indiretta dell'allargarsi, del restringersi del legno, del movimento del legno, e quindi può spaccarsi oppure delle parti staccarsi, come abbiamo visto nelle immagini. Un altro purtroppo effetto negativo riscontrato è quello dello scivolamento del modello verso la base. Quindi quando ti ritrovi una teca del genere, tu non la puoi aprire perché rischi di spaccare tutto. Per cui ora siamo in attesa dell'ebanista, dell'opificio delle pietre, come vi dicevo, che l'istituzione l'Italia farebbe bene a mantenere attiva, cosa che purtroppo non è proprio così, perché stanno scomparendo, diciamo, non esiste nessuna persona ufficiale di riferimento per la ceroplastica, in quanto le due persone che abbiamo menzionato prima sono andate in pensione. Quindi le persone in questo momento specializzate operano alla Spengola, sono persone che lo fanno a livello privato, ovviamente in collegamento con l'opificio delle pietre dure, ma non sono assunte dall'opificio, per cui paradossalmente ho solo, diciamo, dei dirigenti che sotto di sé dividono un insieme di discipline al quale io mi posso riferire, non come prima dove avevo il referente diretto. Quindi questo è un problema, non so se questo problema lo avete anche qua, e non è indifferente. Poi abbiamo degli interventi di mantenimento di piccoli restauri, nonché appunto di azioni di emergenza quando si stacca un capillare, perché oltretutto il pavimento del museo è un pavimento elastico, e quindi camminando le cere si muovono. I visitatori camminando sul pavimento delle stanze lo muovono, e quindi è molto facile che certi piccoli capillari si stacchino dalla loro sede. Oppure appunto la riadesione, questo che le nostre restauratrici fanno, è la riadesione di parti più o meno grandi che si sono appunto staccate. E specialmente nelle cere verticali questo succede abbastanza spesso, perché ci sono queste sollecitazioni del pavimento. Un altro problema che abbiamo dovuto affrontare è il deterioramento del supporto tessile. Ecco, io devo dire che io ho visto le cere di Vienna. A Vienna c'è la collezione sorella della nostra. Hanno rifatto, se non erro, è vero o no, hanno rifatto tutte, hanno rimesso sotto le cere dei drappi di seta nuovi, vi giuro. È come mettere la minigonna a una novantenne. Cioè, quando le cose sono fuori luogo, no? Ognuno invecchia con quello che ha addosso, no? E voglio dire... Sì. E si vede che in Austria funziona. No, a parte gli scherzi, Dio, questa è una tragedia, però è una tragedia che si può risolvere, basta avere i soldi. E ora vi faccio vedere. E ecco, teniamo conto di una cosa, le scene, come hanno detto tutti i colleghi che hanno parlato prima, sono fatte di un materiale organico, e di materiale organico è fatto il supporto sul quale queste stanno, quindi noi ci stiamo sforzando tutti per riuscire a portare più avanti nel tempo possibile un qualcosa, e rispetto a per dire una statua di marmo è diversa, ecco, quindi la cera tende, diciamo, quantomeno ciò che gli sta intorno, a decomporsi molto facilmente. Quindi qui potete vedere il materasso e il drappo, ambedue, che si stanno disfacendo. Io li ho visti disfare sotto i miei occhi. Quindi, piuttosto che sostituire, lo vedete come proprio si formano delle pieghe che nebulizzano le fibre di seta. Guardate questa, allora... Abbiamo anche all'opificio delle pietre dure delle restauratrici che hanno imparato, tipo, vi dico, si chiama la tela di Penelope, che vi racconta tutto, 4 mesi
ora non quotidianamente, ma 4 mesi, 2 persone per cercare di salvare ogni piccolo pezzettino di sega che viene praticamente montato su una base di tulle speciale. Fatto sta che sono riuscite a ricostruire il drappo della Venere. La Venere è stata esposta a Bonn di recente, a questa grande mostra su Florence che si è tenuta nell'inverno scorso a Bonn, e come potete vedere è il suo vecchio drappo, è il suo vecchio colore. Tu capisci che lei non si è messa una minigonna, si è messa una bella gonna lunga, ma che le sta bene. Quindi importante sarebbe riuscire a restaurare, oltre le cere, tutto ciò che le supporta in qualche maniera o le contiene, ma in una sorta di restauro conservativo al fine di non stravolgerne l'aspetto. Ecco, una cosa del genere, che queste ragazze veramente ci hanno lavorato una vita, tenete conto che ci vogliono sui 4.000 euro l'uno. Questa è una cifra indicativa, che poi nel frattempo può essere quindi quali sono le considerazioni finali che riguardano questo cammino che abbiamo intrapreso e che sarà un cammino tutto sommato lungo e dovrebbe essere un cammino eterno, perché quando si finisce di ripulire la cera di una stanza si ricomincia con quella che avevamo pulito 10 anni fa, perché è un processo continuo il mantenimento della protezione. Quindi anch'io, e non sono più di primo pelo, ho lo stesso problema che ha il professor Viva: quando noi non ci saremo più, dove a forza, come si dice a Firenze, di rompere le scatole al mezzo mondo perché siamo caparbi, cosa succederà delle nostre collezioni? Perché qui bisogna imporsi, perché altrimenti possono molto facilmente essere danneggiate e sparire per sempre. Quindi cosa succede? Che nel restaurare, le nostre restauratrici, oltre a fornirmi un elenco dettagliato con delle tabelle infinite, dove io ho chiesto che mi venisse descritto il tipo di restauro che fanno, mi venisse descritto lo stato della cera, mi venisse anche descritto quella cera, cosa ne pensano loro, se è trasportabile o non trasportabile, quali sono i problemi di questa cera. E questo è, diciamo, un database che stiamo mettendo su. In più, voglio dire, via via che uno fa un lavoro, si autoistruisce, per cui loro stesse lavorando implementano il loro lavoro. Quindi they get the teachers of themselves at the end, because trying and they try to find the best solution to do the things. E quindi penso che sia il professor Viva, la sottoscritta, Fausto e tutti noi cerchiamo di lottare per quello che bene o male il nostro governo ci dice di fare, appunto il comma 1 dell'articolo 30, è lo Stato, le regioni e gli altri enti pubblici territoriali, nonché ogni altro ente di istituto pubblico, hanno l'obbligo di garantire la sicurezza e conservazione dei beni culturali di loro appartenenza. Quindi tante volte forse sarebbe meglio, lo so che dico una cosa che può essere impopolare, se i soldi sono pochi, prima di fare una cosa magari nuova cerchiamo di recuperare quella vecchia, perché le cose vecchie poi una volta spariscono, sono come le specie, quello io dico in Sardegna, una volta la nostra codaccia si riguarda, sparisce, non ci sarà mai più. Cioè questo è un patrimonio dei nostri speleomates, dei nostri tritoni sardi, esistono solo nelle nostre grotte, ne abbiamo trovate 5 specie fino ad ora su una regione che è fatta da 312 quadranti UTM 10x10 km. Voglio dire, una volta che spariscono queste entità che caratterizzano il territorio, credo che è biodiversità anche questa, è una biodiversità culturale che vale la pena mantenere alla stregua di quella naturale, che grazie al cielo sia la Sardegna sia la Toscana sono regioni che abbondano con questo. Quindi questo è un'altra cosa dove gli addetti al settore, questa è un'indicazione di Fausto, dovremmo lavorare, che voi vedete, queste sono le indicazioni date dal Ministero, se non erro, sul, diciamo, sono delle linee guida per il mantenimento dei beni culturali. La parola cera manca,
Quindi diciamo sarà il caso che tutti ci diamo da fare affinché anche la parola cera entri dentro quella lista e in modo da poter individuare e dare delle linee corrette per il mantenimento di queste OMO. Approfitto di questo, scusatemi, perché a questa persona dobbiamo, che purtroppo è morta prematuramente, io ho avuto l'onore di incontrarla e di vederla lavorare spesso alla Sperola negli anni 70-80, è Guglielmo Galli. Guglielmo Galli era, il dottor Galli, un tecnico delle opere, degli Uffizi, si occupava delle sculture, ma era soprattutto anche un restauratore eccezionale delle cere. Grazie a lui che oggi possiamo ammirare le opere dello Zungo che furono alluvionate. Quindi se noi abbiamo ancora lo Zungo lo dobbiamo con gli erogati. Quindi siccome a Firenze si Guglielmo è conosciuto, ma insomma un po' come il Clemente Susini, cioè se non avessimo avuto Guglielmo Galli a morto a poco più di 40 anni, molte delle nostre cere oggi non ci sarebbero. Quindi un grazie a Guglielmo, anche se Guglielmo non c'è più. E last but not least, lo scheletrone, che non è una gigantografia di un uomo, questo è veramente lo scheletro realizzato dalle Ceroplasti a Firenze, su uno scheletro di una persona, appunto, aveva delle anelle di un'altezza anomala, diciamo. Questo scheletro è stato restaurato di recente, grazie alla collaborazione con l'opificio delle pietre dure sono riuscita a farmi, diciamo, rientrare nel restauro, anche il restauro della teca. Questo signore aveva delle fratture che ancora si possono, diciamo, vedere. La fibula era staccata, insomma, c'aveva una serie di problemi, non riusciva più a stare dritto e ora praticamente è stato restaurato ed è supportato da una struttura in plexiglass sempre realizzata dai maestri dell'opificio e quindi praticamente quasi invisibile, però lo sostiene, perché lui ha una certa età che ora vedrete, quindi a una certa età abbiamo bisogno di sostegno. Guarda cosa abbiamo trovato nel cranio rotto. Aveva una frattura del cranio, prima di ripararlo i restauratori mi chiamano, Claudia vieni a vedere, guarda il professor Diva cosa c'è scritto lì, questo scheletro fatto nel 1805 da Clemente Susini e Francesco Arenzoni, quindi anche noi abbiamo una cosa autografata da Susini. E tu, quindi ecco, e vedete qui che compaiono quegli elementi di stoppa che probabilmente sono serviti per la realizzazione della cera, ma qui non c'è nessuna intenzionalità di far vedere la struttura delle ossa del cranio contenuto all'interno. Ecco, questa per me è stata una grande sorpresa. L'ha scritto proprio. È il suo modo di farlo. Fausto, eh? Quindi questa è stata una grande sorpresa, capito? Dice fino all'820, dice Fausto, da 8 lo scrivevamo orizzontale, come l'infinito. Quindi ecco la nuova sala, la sala rinnovata dell'ostetricia, quindi con la nostra Venere, grazie per l'attenzione.